peraltro all'unanimità. Allora, dunque, sì, io penso che di fatto, voglio dire, quanto richiesto è assolutamente legittimo, però c'è una capigruppo che ha deciso per l'informativa. Dunque, a questo punto, la risoluzione che mi è stata consegnata è da ritenersi non ricevibile, poiché la modalità decisa è un'altra. La Giunta per il Regolamento chiaramente dovrà approfondire questo tema che è tra i tanti di cui si sta occupando. Quindi a questo punto io direi di procedere. Sì, onorevole Di Battista, c'è stato già un intervento del suo gruppo. Su che cosa vuole intervenire? Come ha detto? Non la sento. Articolo 118? Ma è lo stesso della sua collega Dieni? Quindi non è lo stesso della sua collega Dieni? Con un altro richiamo. Prego. Le ricordo, Presidente, che il regolamento è più importante di una capigruppo e nessuna capigruppo può violare il regolamento. Questo è il concetto. Articolo 118. Non si può violare il regolamento. L'informativa non è un'informativa urgente, per cui il fatto che sia stato discusso durante una capigruppo non è più importante del regolamento stesso. Grazie. La ringrazio per questa precisazione. Credo di avere già risposto, quindi adesso continuiamo con gli interventi previsti. Ha chiesto di intervenire il deputato Gian Claudio Bressa. Prego. Grazie Presidente. Io credo che sia molto importante essere qui oggi, perché con l'illustrazione del documento, che apre il confronto sul merito, si pone fine a un periodo stralunato e sconcertante, nel quale si è voluto in qualche modo blandire il popolo italiano, usando parole false e a volte anche violente, senza usare argomenti, non dico persuasivi, ma almeno veritieri di confronto sul merito di una riforma costituzionale che è necessaria perché le nostre istituzioni sono in uno stato di profonda crisi, tale da compromettere anche l'attuazione dei principi fondamentali della prima parte della Costituzione. Ed è compito della cultura politica e costituzionale nazionale analizzare la durezza delle cose, non semplificarle, come ci ha ricordato in un bel intervento Mario Dogliani citando San Tommaso. La relazione della Commissione lo fa con lucidità, non nascondendo anche le diversità di analisi e di proposte, ma con responsabilità e lealtà costituzionali. Tre brevi